Dobbiamo togliere 760 posti per i collaboratori scolastici, 198 posti per i idonei che sono passati sui profili amministrativo-tecnici. A conti fatti rimangono dati delle altre organizzazioni che vengono chiamate qui a far danni, noi no, però i dati loro che vengono qui sono 2100 per gli amministrativi e circa 800 per i tecnici. Da un conto un po' più preciso venivano fuori 2.936 posti, e però c'è una bozza che ci dice che di questi 2.936 posti una parte dovrebbe essere riconosciuta in relazione ai posti che avrebbero dovuto dare l'anno scorso, 1.950. E noi diciamo, beh, allora se così è, se sono 1950 per l'anno scorso e sono 2936 per quest'anno non ci potete dire che ci state dando 976-986 posti, perché c'è qualcosa che non ci torna in questo conteggio. Ci dovete dire quanti sono sti posti totali, e lo sappiamo perché sono 7000, com'è che avete dato solo questo quando state facendo un baccano del cavolo per dire che sta scuola deve essere la più strepitosa di tutta l'Europa, se non di tutto il mondo? Bene, noi siamo qui e vorremmo chiedere a De Angelis, a Chiappetta, magari al ministro che abbiamo già conosciuto e vorremmo, diciamo così, incontrare nuovamente, l'abbiamo conosciuta quando non era ancora ministro, vorremmo chiedergli però di entrare nel merito. Detto questo, passo la parola. No, non ve la posso passare, ho detto di no. Vi passo la parola e volevo dire che però questo è soltanto uno degli appuntamenti che ci siamo prefissi, perché gli altri adesso sono di nuovo al Senato, alla Camera, con tutti i contatti relativi, perché se bisogna cambiare una norma, tocca lavorare per cambiare questa norma, perché entro quest'estate noi a luglio dobbiamo comunque cercare nella prossima finanziaria, spending, come la chiameranno, non lo sappiamo, e dobbiamo arrivare a far modificare questa normativa che è stata reinserita, e cioè la Berlusconi praticamente, che di nuovo riporta la questione della mobilità intercompartimentale. Dobbiamo far capire che comunque in ogni caso non è possibile renderla obbligatoria come abbiamo fatto sino ad ora, e convincere senatori e deputati che noi abbiamo ragione. Per cui questo è il primo appuntamento. Abbiamo detto che ci daremo un altro appuntamento probabilmente al Senato, alla Camera, prima di Pasqua, quindi diciamo che intorno tra il 13 e il 15 aprile ci dovremmo rivedere, tentando di scrivere un nuovo diciamo vademecum, delle nuove richieste, con la richiesta di emendamenti o comunque di cambiamenti alle norme adesso presenti. E mentre aspettiamo di essere ricevuti, forse sono in pausa pranzo, adesso vado ad informarmi, passo la parola agli amministrativi e tecnici.